Sciopero di 4 giorni e presidio permanente fino al prossimo 8 luglio davanti alla prefettura per chiedere il pagamento di 5 mensilità arretrate. Non si placa la protesta dei lavoratori della COPS Quadro, che si occupano di assistenza e accoglienza ai migranti ospiti del centro di Pian del Lago, ancora alle prese con i ritardi nel pagamento degli stipendi e purtroppo non sembrano profilarsi all'orizzonte aggiornamenti positivi. Nei giorni scorsi i lavoratori, insieme ai vertici dei sindacati CISL FP, Flaica Cub, Uiltemp e Comsal Snalb, sono stati ricevuti dal prefetto Chiara Armenia, che da un lato ha rinnovato la promessa di impegno nel tentativo di cercare una soluzione, ma dall'altra anche le istituzioni sembrano avere le mani legate, visto che la S Quadro sta affrontando a sua volta alcuni contenziosi e trova sempre maggiori difficoltà nel corrispondere gli stipendi. Tanti lavoratori, oltre alle spese quotidiane, hanno problemi anche a raggiungere il posto di lavoro, tanto che i rappresentanti dei sindacati hanno chiesto al sindaco Roberto Gambino di mettere a disposizione una navetta ai lavoratori per consentire loro di recarsi al lavoro. Sono quasi 6 stipendi ormai di arretrato di dipendenti che hanno anticipato economicamente per l'azienda, va bene, stesso anche i movimenti per raggiungere il posto di lavoro. Quindi il lavoratore, nonostante indebitato, non riesce a pagare più le bollette. C'è chi addirittura ha avuto il distacco dell'energia elettrica, del gas. Le banche richiedono la solvenza dei mutui accesi e tutto sta passando in via, come dire, apatica da parte della città. Questi lavoratori sono sostanzialmente non presi in considerazione, rimasti da soli a svolgere un ruolo che è quello di lavoratore presso il centro, dove ci sono degli immigrati, dove c'è un'accoglienza, dove ci sono delle persone e non delle pratiche burocratiche. Di contro, poi però non ricevono da 5 mesi lo stipendio e nessuno ci sa dare una risposta. Abbiamo anche contattato i vertici della COPES Quadro per sentire il loro punto di vista, ma non abbiamo ricevuto risposta. Restiamo comunque in attesa di una loro comunicazione.